Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Giappoleo TV. Oggi è venerdì, quindi facciamo la ricetta giapponese. Oggi cucinerò il gyudon. Il gyudon è un donburi che ha carne di bovino sopra, molto popolare in Giappone. Secondo me gli ingredienti non sono tanto difficili anche da trovare in Italia. La ricetta facile, veloce e buona. Quindi cuciniamo insieme. Ok, iniziamo. Allora, questi sono gli ingredienti per una persona: 100 ml di acqua, 30 ml di salsa di soia, 30 ml di sake, 10 ml di mirin, 200 g di riso bianco, zenzero quanto basta tagliata così, metà cipolla tagliata così, 100 g di carne di bovino tagliata sottile. Potete usare quale che volete, però secondo me è più buona quella a parte grasso. 5 g di zucchero e quanto basta zenzero rosso. Se non l'avete non fa niente, perché ve l'ha messo solo sopra piatto alla fine. Ok, cuciniamo. Ok, mettiamo gli ingredienti in una padella. L'acqua, salsa di soia, sake, zucchero e zenzero. Mirin mettiamo dopo. Accendiamo a fiamma bassa e facciamo sciogliere lo zucchero. Mischiamo. Arrivata ad ebollizione, aggiungiamo la cipolla e mischiamo. La cipolla deve assorbire la salsa, quindi cucinate almeno 2 minuti. Il tempo di cottura dipende da voi. Se preferite la cipolla più morbida, cucinate un po' di più. Se invece preferite la cipolla più dura, non cucinate tanto. Quando la cipolla è pronta, aggiungiamo la carne. Mi raccomando, non cucinate troppo tempo la carne, altrimenti diventerà dura. Togliete l'impurità della carne. Aggiungiamo il mirin. Facciamo evaporare alcol. Quando la carne è pronta, impiattiamo. いただきます。 L'odore è buono. Sicuramente buono. È già so. Già si vede che è buono. Proprio è buono. Noi mangiamo spesso gyudon perché il piatto è molto semplice, buono, anche veloce. Gli ingredienti anche non è tanto caro, solo carne. Però spesso mangiamo fuori, secondo me, i fast food, ristoranti tipo Yoshinoya, Sukiya o Matsuya. Questi tre sono le catene di ristoranti. Ce ne sono ovunque in Giappone, anche economico, quindi provatelo. Ho assaggiato quello di Sukiya King Gyudon, quello gigante gyudon. Se vi interessa lascio in descrizione. Questa ricetta è abbastanza semplice e veloce, quindi anche voi provatelo. E fatemi sapere con un commento come è venuta. Ok, adesso mangio tutto perché ho fame. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al mio canale, che ogni venerdì alle 6 uscirà la nuova ricetta, quindi aspettatela. Anche seguite i miei social network, per favore. Ok, grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Hona!